primo tempo Porcellona Rosellese, risultato di 5-1 per il Porcellona. Andiamo un po' dai protagonisti di questo primo tempo scontro. Rosiello 5-1, rispetto alle scorse partite sembra che non siete entrati in campo. È troppo tardi, questo è un rumen, siamo uscitati, no, comunque non ci siamo con la testa, capita. Sì, assolutamente, in bocca al lupo per il secondo tempo. Andiamo da qualcuno del Porcellona. Cervizzi 5-1, buonissima partita da parte vostra. Secondo te cosa si deve fare nel secondo tempo? Difendere meglio e iniziare a giocare un'altra volta. Va bene. Dopo un quarto d'ora mi fronte qua. Grazie, in bocca al lupo, ci vediamo dopo per il secondo tempo di Porcellona contro Rosellese. La partita che ha visto affrontarsi Porcellona contro Rosellese, gran bel match, vince il Porcellona, scotto autore di una super partita, migliore dei suoi Ferrante con una tripletta. Ferrante, come abbiamo detto con Rosillo, il primo tempo non ci siete proprio stati in campo, il secondo tempo che avete avuto una reazione, però non è servita. Però no, ormai era il gap era troppo gol, grande, 5 gol, poi loro giocano bene, troppo distratti, perché anche il secondo tempo pure abbiamo reagito, ma comunque abbiamo sbagliato a prendere le misure, sì, oggi non è andata, c'è poco da dire. Secondo te cosa si deve modificare in questa... No, penso che noi abbiamo Luca, difesa, che comunque è difensore, il nostro Luca Rosiello oggi è attaccante, quindi potremmo fare, facciamo sicuramente meglio, oggi è proprio da annullare, come se non fossimo venuti. Va benissimo, a chi vede di gare triplette e prestazioni? A Ambrosino, che non è venuto perché pioveva. Ciao. Scotto, passiamo a te, grandissima partita tua e dei tuoi compagni, anche di Esposito che ha contribuito alla vittoria con la tripletta. Avete giocato veramente bene, secondo te, faccio la stessa domanda dell'avversario, se si deve migliorare qualcosa nella tua squadra, cosa si deve migliorare? Sicuramente in difesa qualcosa da rivedere, perché abbiamo commesso degli errori, abbiamo preso gol inutili, quindi bisogna migliorare solo quella situazione. Forse un po' più di attenzione in più non può essere. Sicuramente, davanti costruiamo bene, facciamo gol, non abbiamo problemi, solo dietro dobbiamo migliorare. Senti, a chi vogliamo dedicare gol e prestazioni? Dedichiamo alla squadra. Va benissimo, grazie, in bocca al lupo per il prossimo torneo, ciao ragazzi.